Fermiamoci a riflettere sulle piccole cose, i piccoli gesti, cercando di recuperare quei valori di rispetto, lealtà e semplicità ormai quasi sconosciuti ai più. Si chiude così il post pubblicato su Facebook dal consigliere comunale di maggioranza Nicola Loprieno, che racconta una storia che in queste ore sta toccando il cuore di tanti baresi. Nella foto pubblicata il consigliere con Paolo Bao, titolare del ristorante cinese Red Sky di Viale della Repubblica e referente della comunità cinese a Bari. Paolo fa parte del gruppo ricevuto dal sindaco a Palazzo di Città all'inizio dell'emergenza coronavirus, quando negozi e ristoranti cinesi sono stati letteralmente abbandonati dalla comunità per il timore del contagio. Da giorni Paolo e insieme a lui altre persone girano per la città distribuendo gratuitamente ai baresi pacchi contenenti mascherine acquistati dalla Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Bari Modugno. Buongiorno Paolo, la tua storia ci ha colpiti molto. Ieri l'avvocato Loprieno, consigliere comunale, ha parlato su Facebook di questa storia. Tu fai parte, sei un riferimento per la comunità cinese a Bari, sei anche stato dal sindaco tempo fa quando è cominciata l'emergenza coronavirus e da un po' di tempo tu stai distribuendo gratuitamente mascherine. Perché lo stai facendo? Sì, perché questa mascherina non è che un regalo mio. È proprio un regalo di Dio, perché è nostra comunità, è Chiesa Evangelici Cinese di Bari, a Modugno ce l'abbiamo chiesa. Tutti i nostri sorelli e fratelli abbiamo donato i soldi alla Chiesa. In Chiesa è originato dalla Cina direttamente, e mascherina arriva qua con aereo. Quindi abbiamo donato un policlinico, anche 118, comune di Monopoli, comune di Modugno, eccetera, eccetera. E stamattina sono andato proprio al mercato vicino Caceri, perché il gente che ha mercato aperto è proprio servile a pubblico e per le necessità, e loro sono bravi, ha bisogno di mascherina per proteggere di loro. Quante ne avete distribuite fino ad ora? E Paolo, tu sei l'unico che le sta distribuendo o ci sono altre persone come te? No. Noi ordinato dalla Cina l'azienda, la fabbrica, mandiamo proprio persone là per aspettare, perché è difficile trovare mascherina. Per esempio oggi c'è pronto 10.000 pezzi e prendiamo tutto, quindi quasi ogni giorno mandiamo, però dipende di disponibilità della fabbrica.